Buonasera a tutti. Niente, l'intervento che presenterò stasera è qualcosa di un po' diverso rispetto a quello di cui abbiamo parlato fino adesso, ovvero entriamo un po' nello specifico di quello che come ACER, la parte progettuale di direzione lavori, ha eseguito in un edificio di edilizia residenziale pubblica, quindi parliamo di case popolari della nostra provincia. Entriamo nello specifico delle soluzioni tecniche che si sono effettuate e di come i risultati alla fine di un intervento di questo tipo possano essere importanti per poter eventualmente ripetere, visto anche la tipologia di fabbricato molto presente nella nostra provincia, ripetere anche in fabbricati dello stesso tipo. L'edificio di cui parliamo è un edificio degli anni 50, Camposanto, via Giannone, e il comune ci ha chiesto di, visto anche un po' la vetustà dell'edificio sul quale non si era mai intervenuto pesantemente, di poter appunto cercare di migliorarne gli aspetti estetici, ma in primis gli aspetti energetici. Quindi, la prima cosa di cui ci siamo occupati, visto anche il finanziamento che ci stava alle spalle, diciamo, di un progetto del genere, che era un finanziamento a cui si poteva accedere solo attraverso il rispetto di requisiti particolari che, a cui dovevamo sottostare in fase di progettazione, in fase di realizzazione, ci ha chiesto appunto di partire con una progettazione e quindi la definizione e l'esecuzione di un intervento di ristrutturazione prettamente energetica. E nel contempo l'abbellimento del fabbricato, insomma, un suo rinnovo sotto anche dal punto di vista estetico. Nell'approccio della riqualificazione energetica ci siamo trovati davanti a alcuni vincoli progettuali. Dirò alcune cose che peraltro saranno probabilmente conosciute da tutti voi, però diciamo l'iter che abbiamo utilizzato e i risultati alla fine che abbiamo ottenuto che ci ha portato a volerlo presentare, insomma. E, i vincoli progettuali a cui dovevamo sottostare erano vincoli energetici, quindi rispetto di un programma, si chiama programma di qualificazione urbana, che metteva dei vincoli sui valori delle prestazioni energetiche dell'edificio che dovevamo andare a eseguire, e requisiti della normativa regionale in materia energetica, che sono quelli che comunque con interventi di questo tipo si devono comunque rispettare. I vincoli sono anche quelli strutturali, che a volte si tendono un po' a dimenticare, però lavorando in equipe all'interno di ACER si parla della parte energetica, che è quella che fa capo all'ufficio dove sono io, quello tecnologico, la parte architettonica, strutturale, insomma si lavora un po' in equipe, e certamente il nostro ingegnere sui carichi permanenti è abbastanza impostato, insomma non possiamo caricare i fabbricati sui quali andiamo a ristrutturare anche pesantemente con carichi superiori a quelli che già ci sono sui, che insistono sul fabbricato, per cui abbiamo dovuto trovare degli escamotage che poi vedremo per non andare a caricare ulteriormente il fabbricato di pesi ulteriori rispetto a quelli che abbiamo sopportato fino a questo punto. Ovviamente ci sono anche aspetti architettonici che non sono certamente gli ultimi, e cioè si approfittava della ristrutturazione per ridefinire un pochino gli ambienti interni dell'edificio e nel mantenimento dei motivi di facciata prospettici. Entriamo nel merito delle scelte progettuali. Niente di nuovo, parliamo di un progetto che è stato fatto qualche anno fa ed è già finito. Vi mostrerò anche i risultati che abbiamo avuto alla fine anche di analisi energetiche con termocamere e quant'altro. Per cui quando vi parlo di un cappotto di polistirene da 14 cm parliamo di cose abbastanza scontate, quindi abbiamo pensato di isolare tutta la parte dell'involucro riscaldato attraverso questo cappotto,
abbiamo optato per quanto riguarda il muro di divisione tra l'alloggio e il vano scale, l'isolamento invece l'anna di roccia, non avevamo spazio nelle scale, quindi ci siamo dovuti entrare dentro l'alloggio con 14 cm di lana di roccia e una finitura in cartongesso. Per l'attenuazione dei ponti termici dovuti al vano scale, abbiamo nella parte appunto del vano scale abbiamo pensato di fare un piccolo strato di termo intonaco, così per uniformare sempre di più le temperature interne, che sono quelle che poi alla fine creano comfort e possono dare problemi di eventuali condensi superficiali. I solai, il primo solaio a confine con le cantine e la centrale termica è stato isolato con 8 cm di poliuretano espanso e 2 cm sono stati messi alla base del solaio grezzo per alleggerire, come dicevamo prima, il problema di carichi, alleggerire il solaio stesso. Non avevamo a disposizione tanto spazio per il passaggio degli impianti, siamo riusciti a passare ugualmente. Per dirvi la considerazione anche nei confronti dei carichi, abbiamo pensato per la prima volta in una casa popolare di mettere anche del legno nei pavimenti per portare a casa anche qualche chilo in meno di carico che gravava sull'edificio. Avevamo un sottotetto accessibile ma non utilizzabile, ne abbiamo approfittato per isolarlo con 20 cm di lana di roccia. La foto che vedete lo specifico sempre perché potrebbe sembrare un errore grave, la barriera al vapore è in realtà sotto perché si tratta di due materassini da 10 cm, il primo materassino ha la barriera al vapore posizionata in maniera corretta, il secondo è stato messo a rovescio e così va bene. Per quanto riguarda gli infissi non parliamo di cose nuove, parliamo di infissi molto semplici. Niente di particolare, infissi in PVC con fotocamera 18-4 gas argon e basse emissive. Quindi cose diciamo che ad oggi sono il minimo diciamo, che si può prevedere in un intervento di strutturazione o anche di nuova costruzione. Questa è un po' la definizione degli ambienti riscaldati con la parte in verde e quella del cappotto. Abbiamo voluto rispettare anche tutti gli sguinci che c'erano, come dicevo prima, nel rispetto dei prospetti, e quelli azzurri invece sono le contropareti in lana di roccia e cartongesso, messa anche tra due alloggi per una questione di miglioramento acustico tra gli alloggi stessi. A piano terra, tutto il piano terra sono cantine, centrale termica più cantine. E certamente le cantine le si considera normalmente quando si fa un progetto energetico come ambienti non riscaldati ovviamente, ma con caratteristiche molto simili a quelle della parte esterna. Quindi si è pensato di girare con un cappotto più sottile, placcando l'interno ed esterno, in modo da attenuare i punti termici che si generavano sulle strutture appunto del piano terra. La cosa importante, la cosa che voglio sottolineare è che si fa presto a dire facciamo un cappotto, isoliamo, facciamo. Sono cose che ormai sono all'ordine del giorno, si sanno bene. Quello che fa, credo io, in un progetto, la cosa che fa veramente la differenza sono lo studio dei particolari. Ne ho portato uno per semplificare la cosa. Nei particolari si vedono, è lì che si vede veramente la qualità di un edificio. Questo è un piccolo particolare, anche questo se vogliamo se ne vedono già diversi, dove abbiamo praticamente inglobato nell'isolante anche la soletta del balcone. Andiamo avanti perché il tempo corre. Questi sono i particolari dei balconi, abbiamo utilizzato il frontale isolato in polistirene come cassa da perdere per poi il getto del balcone. Abbiamo svoltato il cappotto sulle spalette delle finestre, cosa che si fa sempre, con 6 cm di EPS, siamo arrivati fin contro la rotaia della tapparella. Non ci siamo accontentati dei cassonetti, peraltro ci hanno fornito prestanti termicamente, abbiamo voluto fare una sovrastruttura riempita con polistirene finita in cartongesso.
E la parte impiantistica abbiamo deciso di eliminare, anche perché la normativa prevede questo, di eliminare i 6 impianti singoli, abbiamo fatto una centrale termica, ovviamente con le relative complementazioni per la distribuzione, abbiamo installato una caldaia a condensazione a 32 kW in sostituzione di 6 caldaie da 25 che erano negli alloggi. La caldaia, il sistema di distribuzione è stato utilizzato, le vecchie canne fumarie che c'erano all'interno, soprattutto il muro di spina, non sono state chiuse, sono state mantenute, abbiamo utilizzato questo accesso per passare con tutte le, con le tubazioni del riscaldamento dell'acqua calda sanitaria. Sistema di emissione, va bene, abbiamo mantenuto il radiatore a bassa temperatura e regolazione, anche questo sono cose scontate, sono una climatica esterna con il crono termostato elevato, le termostatiche e un sistema di contabilizzazione completo. Abbiamo in contabilizzazione di calore sul primario del riscaldamento, primario dell'acqua calda sanitaria e del solare termico, che poi vedremo. E inoltre avevamo già predisposto e sono stati installati contabilizzatori visionali sulla parte del riscaldamento e ovviamente sui volumetrici sull'acqua calda e acqua fredda. Abbiamo installato 6 collettori solari sul tetto, a servizio esclusivamente dell'acqua calda sanitaria, con 2 collettori messi in serie, il primo da preriscaldo collegato con i pannelli solari, il secondo collegato con la caldaia con eventuali spunti di calore qualora ne fossero necessari. Diciamo che la parte estiva è completamente, o quasi, la parte estiva è completamente riscaldata, la parte di acqua calda sanitaria con il solare termico, serve per lo più nel periodo invernale. E alla fine è un fabbricato che è risultato, secondo la normativa regionale, un classe B ed ha rispettato, diciamo, le attese, i propositi che prefissati all'inizio del progetto. Vado velocissimo, alcuni risultati che possono essere interessanti. Abbiamo fatto un'analisi con delle temperature superficiali in un giorno in cui c'erano 3,8 gradi in esterno, abbiamo trovato in centrale, che peraltro ha bisogno di un ricambio d'aria con una ventilazione di almeno 300 cm quadri, di 12 gradi 8, nelle cantine di 15 gradi e mediamente nell'alloggio mediamente intorno ai 22 gradi, con una temperatura superficiale, che è la cosa più importante, anche in corrispondenza dei coefficienti geometrici o strutturali, che comunque non scendeva di sotto di 17 gradi, quindi lontani dalla temperatura di usata, quindi abbiamo evitato anche problemi di condensa se l'alloggio viene utilizzato in queste condizioni. Certamente uno degli aspetti positivi è quello del miglioramento del comfort, questo è il primo. Alla fine di ogni progetto in ASE siamo abituati a prendere le cose belle, ma anche a provare a vedere quando ci sono cose da migliorare, diciamo. Le butto lì come spunto poi di eventuale discussione. Comunque, i costi dei consumi ovviamente sono previsti in calo, perché con una ristrutturazione energetica di questo tipo ci si aspetta, ne abbiamo già, e sono decisamente in calo, si fa risparmi energetici importantissimi. Sono in fase di verifica, perché in collaborazione con AES abbiamo installato dei data logger in modo da poter monitorare certamente i risparmi energetici, ma in base alle temperature che ci sono all'esterno e all'interno degli ambienti. I problemi sono generati dai costi fissi, perché i costi di manutenzione e gestione centrale termica delle fonti rinnovabili sono dei costi che proporzionalmente rispetto ai consumi che ci si attende, che sono ridotti, mantengono comunque un costo fisso che è importante soprattutto per chi, siccome ASER non finisce su ITER con la consegna degli alloggi, ma gestiamo anche il post consegne, quindi abbiamo a che fare con gli inquilini, ai problemi che ne nascono dopo, eccetera eccetera, e soprattutto le riunioni che facciamo dove gli spieghiamo che la ristrutturazione della casa prevederà un consumo minore e quant'altro, l'utente però dice: bene, mi sono calati i costi
dei miei consumi, perché effettivamente il contabilizzatore di calore c'era molto meno, ma la mia spesa totale finale si è abbassata di poco, non tanto quanto avrei pensato potesse succedere, visto che parliamo di una casa ben isolata che produce acqua calda sanitaria, acqua termico, per cui dobbiamo affrontare la crisi che l'utente ha quando vede che anche risparmiando, perché tiene spento, tiene 20 gradi piuttosto che 21 e 22, la bolletta cala, ma non così tanto. Per cui la cosa su cui lavoreremo, e questo è un discorso che faccio nella presentazione di questo intervento, perché parliamo di ristrutturazione, ma anche nelle costruzioni nuove, dove abbiamo costruito una casa in classe A+, diverse case in classe A, eccetera, è una cosa che si amplifica ancora di più, perché in questi casi i consumi sono ancora più ridotti, i costi di manutenzione e gestione delle centrali termiche e delle fonti rinnovabili invece rimangono fissi e mediamente alti. E detto questo, velocissimamente finisco, le considerazioni finali sono che comunque i risultati che ci eravamo prefissati all'inizio dei lavori, della progettazione, sono risultati che ci soddisfano. E quindi dalle verifiche che abbiamo fatto aspettiamo di concluderle sui consumi, i presupposti progettuali sono stati totalmente rispettati, e anche attraverso una coerenza, è stata rispettata anche la coerenza con aspetti legislativi in materia di risparmio energetico, per cui, come vi dicevo all'inizio, è per noi importante questo intervento, perché ci crea una sorta di ripetibilità. Cioè, di questi edifici in gestione d'asset ce ne sono diversi, i comuni ne hanno molti, anche se non sono tutti uguali, il modo di operare nei confronti di edifici di questo tipo può essere molto simile. E ci auguriamo di poterlo fare ancora, magari attraverso il bando regionale a cui abbiamo partecipato e che stiamo aspettando di avere il finanziamento. Grazie.